Senza considerare che tutti questi soldi dovranno pure aver lasciato qualche traccia. Che ne so, acquisti oppure investimenti. Ma come possono averli spesi? Fammi l'aria, dai! No, signora, tranquilla, tranquilla, non succede niente, andiamo avanti, va. Dai, in casa, non c'è niente a guardare. Avanti. Ispettore, vieni a perdonarli. La gente è semplice, ma è brava gente. No, come da voi altri, sopra la bassa Italia, che sono tutti banditi. Ecco, bravo. La faccia stanca, ispettore. Sai che ha dormito poco stanotte, eh? Andiamo qua al bar, se ci vogliamo un caffè. Il bar è come se fosse il mio. Dai, andiamo al bar, dai. Come buoni amici, dai. Dai, ispettore. Pezzo di merda. Ispettore, guardi, l'aspetto al bar, per il caffè. Cosa cazzo? Avere qua con le mani in mano e giri i coglioni! Dai, dai, aria! Grazie, bravo! Dietro te! Allora, sto ancora passando la rapina. Lascia perdere, guarda qua. Una settimana con la roba facciamo 100 volte tanto. Ma è a sa star che tutti i giornali ci danno addosso, i politici strillano, la polizia sta facendo il 48. A me loro non interessa. Guarda qua che cosa dice i giornali, oggi. Ma che cazzo me ne frega dei giornali? Sta attento, Satu, sta attento! Siamo altri? Avanti, dai, muovete, lavora, lavora Gatti! Quello là fra una settimana si sono scordati tutti. A Venezia i giudecchini stanno mettendo il naso dappertutto. Ormai si sono presi il racket dei mototaxi per turisti. La settimana scorsa uno dei nostri è sparito. E in laguna gira roba che non è nostra! Doge Titegai, prove che se stai i giudecchini, eh? Cosa ridi? Le prove? Ma pensi di essere in tribunale che hai bisogno delle prove? Cosa? Se non ci pensi subito, quelli ti fregano la carena da sotto il culo. E se non sono loro, ce ne sono altri 100 pronti a farlo. Cosa sto mondo, c'è solo una roba che conta. Non sei tu e non sono io. L'unica roba che conta sono questi, gli skei. Sei skei che conta, sei skei che resta, sei skei che comanda. Lavora, lavora, Cristo. Beh, se non mi sei altro, noi attendiamo, te lasciamo lavorare. Ciao, Toso. Ciao. Ciao, eh? Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ci vediamo. Sono stati loro. Non l'hanno mai mandato giù che a Venezia come andiamo noi altri. Ma non ti vedi con Ega a testa per fare una roba del genere? Può essere sta chiunque, siciliani, calabresi, napoletani e via dicendo. Sky non era così buono a far entrare uno che non conosceva. Non si sarebbe affidato, se no. Non è stato uno a fare, è stato uno e noi altri. E ora te poderisci essere stanca a te d'oggi. Ehi, Toso, adesso dobbiamo sentire anche Beppi per fare un lavoro. Da quando sei andato in prigione, qua tutti gli ha tirato sulla testa. Tutti vuol comandare e tutti gli ha da dire la sua. Qua te da comandare solo che ti, come che l'era una volta. Lo devi far vedere a tutti chi è il Toso. Thank you.
casa in cui così mi piace. Il problema è che Schegge era matto quasi più di Tillo oggi. No, lei crea pure. Ricordate il Moro sempre con la camicia celeste? Documenti, forza! Il Moro era forte. Sì, documenti. Ispettore, non stiamo disturbando nessuno, ci lasci stare che se meglio anche a pare io. Documenti. Ma vai, Mora, va dai. Mettete in cuore i documenti, cazzo! Oggi, lascia stare! Rischio, il documento! Lascia stare, tanto non mi impiegato sta tagli, vado! Non lo prenderete mai! Vai, mo, che gli ecco, prova, prova. Ecco, abbiamo fatto questa introduzione un attimo per entrare nel clima della storia, anche se molti di voi e di noi la conoscono. Innanzitutto io volevo ringraziare della presenza di essere qui tra noi Gianpaolo Manca, e Danilo Guerretta, giornalista che lo intervisterà, e anche il nostro Diego Pagotto che abbiamo visto qui durante le recite del film. Ovviamente qui alla mia destra avete visto ci sono i libri, poi che Gianpaolo magari anche potrà farvi anche una dedica, un autografo sul libro. E che dire, innanzitutto io mi presento, io sono Enrico Renosto, sono qui di Santa Bona e sono portavoce di un'associazione che si chiama Quartieri Vivi Attivi. E vorrei, colgo l'occasione anche per ringraziare i ragazzi che vedete lì, Gianfranco, Sartori, Luca Onorata, Beppe Fantin, mia sorella Rosita, Margo, insomma tutti i ragazzi che ci hanno dato una mano per realizzare questa serata. Ringrazio anche la parrocchia dell'Immacolata e il parroco che ci ospita. Non può essere qui questa sera per impegni legati alla Quaresima e le attività di parrocchia e diocesani. Ovviamente voi potete chiedervi perché abbiamo chiamato Gianpaolo Manca qui a Santa Bona. Beh, il motivo è semplice. Io sono 40 anni che abito qui in questo quartiere e 40 anni fa insomma, la situazione non era così facile come lo è oggi. Santa Bona, Via Ronchese, era considerata un po' il Bronx della città. Era una vita abbastanza dura, una vita abbastanza intensa. E io ovviamente poi sono cresciuto e ho toccato marginalmente quel passaggio là, però i racconti ce li hanno fatti e sappiamo cosa è passato per queste strade. E sappiamo anche però che questo territorio, grazie all'impegno delle persone nel corso degli anni, si è riscattato. E molte persone che nella loro vita hanno compiuto degli errori, si sono reintegrati nella società, conducono oggi una vita normalissima, anzi una vita quasi esemplare, perché io ritengo che chi, poi Gianpaolo forse lo dirà meglio, lo esprimerà meglio, ma chi è stato perdonato riesce a perdonare meglio. Chi assapora il perdono, chi assapora le difficoltà che portano anche a questo percorso, poi riesce anche a perdonare e a capire quella che è la forza del riscatto, la seconda possibilità che io ritengo non vada negata a nessuno. E noi siamo appunto un'associazione Quartieri Vivi Attivi, noi faremo questa serata con Gianpaolo Manca, poi ne avremo una il 29 di marzo, sempre su un altro tema, il tema della SLA,
ci sarà un ragazzo che condurrà una serata e presenterà il suo libro, Cara Sla, e la terremo al centro civico qui vicino. Che dire, io non mi dilungo oltre, sappiate che dopo lì c'è anche un piccolo punto ristoro con della birra, delle Coca-Cola, un caffè per chi vuole, e sappiate che tutto quello che noi raccogliamo qui questa sera sarà utilizzato per le attività di quartiere, soprattutto rivolte ai giovani. Grazie a tutti e spero che sia una buona e intensa serata, va bene? Buonasera. Prova. Buonasera a tutti quanti, grazie per essere qua. Io ho conosciuto Giampaolo Manca più o meno un anno fa, quando è stato affidato, anzi più di un anno fa, quando è stato uscito dal carcere dopo i 36 anni, 6 mesi e 2 giorni, ed è stato affidato in una comunità in provincia di Rimini. E una delle prime cose che ha fatto Giampaolo Manca, è appena uscito dal carcere, è cercare di parlare attraverso i social. Credo che quotidianamente facevi qualche post spiegando questa cosa che aveva in testa lui, cioè questa voglia di fare qualcosa per aiutare i bambini in difficoltà, aiutare una sorta di casa famiglia per aiutare le famiglie, le mamme, i bambini in difficoltà. E nel mio percorso giornalistico mi sono occupato per tanti anni della mafia o mala del Brenta, di Maniero e company, e Giampaolo Manca lo può testimoniare. Quando l'ho chiamato per intervistarlo, avevo letto per anni tutte le centinaia e le migliaia di pagine relative agli atti processuali che lo vedevano coinvolto. Ci sono alcune cose che mi hanno sorpreso in Giampaolo Manca e che lo hanno differenziato dagli altri componenti della Mala del Brenta che io ho conosciuto attraverso, per esempio, un rapporto epistolare nei carceri. Mi ha sorpreso come 36 anni e 6 mesi di carcere non lo avessero, tra virgolette, distrutto mentalmente. Mi spiego. Altre persone dopo 20-30 anni di carcere, appartenenti alla Mala del Brenta, erano completamente inaffidabili quando mi raccontavano le cose. Quando mi raccontavano e cercavano di ricordare anche le attività criminali che avevano fatto. A me è sempre piaciuto, io ho fatto un libro nel 2006 ancora, dove una parte parlava della mafia e della criminalità in Veneto, dove almeno 50-60 pagine erano dedicate alla Mala del Brenta. Mi sarebbe molto piaciuto, e quindi a Felice Maniero, no? Mi sarebbe molto piaciuto fare un altro libro cercando loro, quindi i sodali di Felice Maniero, quelli che erano finiti in carcere dopo la collaborazione o pentimento di Felice Maniero, per raccontare anche quegli episodi, quegli anni criminali visti anche dall'altra parte, perché aveva parlato di fatto solamente Felice Maniero, e quindi noi avevamo una realtà processuale e avevamo la realtà, la voce unica di Felice Maniero, che spiegava come fossero andate le cose. Ebbene, tutti questi interlocutori che ho avvicinato, che sono andato in carcere a trovare, con i quali mi scrivevo, non ho ritenuto fossero affidabili e quindi ho abbandonato l'iniziativa. A maggior ragione l'ho abbandonata adesso, dopo che è uscito il suo libro, perché insomma c'è ben poco altro da aggiungere. Il libro All'inferno e ritorno, per i puristi, per gli scrittori, è un libro fatto male, e lui lo sa. Non c'è stato fatto alcun editing. Ogni tanto si perde una pagina, un nome sbagliato, però è un libro intensissimo. È un libro davvero che racconta come mai è stata raccontata quel periodo della nostra storia. Non per niente faranno un film. Non è che i registi, i produttori facciano beneficenza. Se vedono una storia che vale la pena, la traducono in un film. In questo momento c'è Pagotto, che
sarà nel film, l'abbiamo visto anche recentemente in prima serata con Red Land, c'è il figlio Armando e c'è Vincent Cassel come attore che farà proprio Giampaolo Manca, con una straordinaria somiglianza tra l'altro, non solo per il naso mezzo storto, ma tra Vincent e Giampaolo Manca, giovane. Ti ho fatto un grande complimento. Grazie. E quindi, se voi leggete questo libro, è un libro molto, davvero molto emozionante. Io ho tante domande, le ho già fatte in passato nelle altre interviste, e pensavo di fargli una serie di domande ripercorrendo un po' il libro, ma ripercorrendo soprattutto dal punto di vista cronologico la sua vita, per poi lasciare la parola a voi, perché immagino che abbiate molte domande da fare. E partirei dall'inizio, Giampaolo. Nasce a Vicenza con un papà, a Venezia, con un papà uomo dell'Ottocento, finanziere, quindi massima espressione delle forze dell'ordine, con la mamma che gestisce un importante hotel in centro, quindi una famiglia benestante, una famiglia numerosa, tanti fratelli, un fratello gemello con il quale c'è un rapporto particolare, ma il piccolo Giampaolo dentro ha qualcosa, no? Qualcosa che lo fa di fatto fuggire quotidianamente da casa e andare in strada. Com'era Giampaolo Manca da bambino? Prova uno, due. Se mi permette, intanto volevo ringraziare tutti i presenti. E ogni qualvolta che presento il libro per me è una grande emozione, perché non è facile. E quindi rispondo al nostro caro dottore, come lo chiamo io. Chi era Giampaolo da bambino? Era un bambino come tutti gli altri, ma un bambino che purtroppo subiva delle violenze da suo padre, così come per mio gemello Fabio, che è qui con noi questa sera. E quindi cosa accadeva? Che per non prendere più le botte scappavamo di casa, perché nostro padre era veramente una persona molto severissima. Mio padre, come ha ricordato il nostro intervistatore, era un uomo dell'Ottocento, mio padre era sardo, e suo papà Giovanni, mio nonno in questo caso, usava questo metodo per insegnare a mio padre e agli altri fratelli di mio padre, ed era un padre padrone. Mio padre a sua volta l'ha fatto con me e Fabio, e spesso e volentieri anche con mia mamma ci picchiava. E come dicevo, per non pigliare le botte scappavamo di casa, ed ecco nasce da qui questa ribellione che ti rimane dentro. E poi, come già altre volte ho detto, questa violenza rimane, e vuoi o non vuoi, almeno a me è successo questo, è successo a Fabio, questa violenza la fai gli altri, perché credi che sia giusto questo, perché dici la fa mio papà, quindi mio papà sta insegnandomi questo. Ecco come nasce la mia ribellione. Lei comincia subito a comportarsi, insomma, in modo illegale, no? E c'è un primo episodio con lei e suo fratello, 14 anni, no? Che potrebbe essere anche così circondato da un alone di impresa epica, e cioè rubare. Loro tentano di rubare lo yacht di Onassis, che era ormeggiato. Allora Onassis era a Venezia assieme a Jacqueline Kennedy, e tentano di rubare lo yacht, ma a 14 anni non sono in grado di manovrare questo yacht. Allora se ne vanno con il Riva, un motoscafo che era abbinato, insomma era il tender di questo yacht, questo Riva incredibile, e così scorazzate per una notte in mezzo alla laguna, no? Sì, ricordo ancora questo episodio. Avevamo 13 anni, ci fu una festa in maschera a quei tempi,
venne tutta Hollywood, tutto il jet internazionale, e ricordo benissimo, disse a Fabio, mi rivolgo a lui adesso, lui si vergogna, io no, ma cosa dici se rubiamo gli yacht di Onassis? Ma mi dice, ma sei impazzito? Ma dai, così domani tutti i giornali ne parlano. Insomma, sta di fatto che lo convinco, ci voleva ben poco, è mio gemello, quindi. E quindi niente, andiamo alla Madonna della Salute e vediamo questo panfilo maestoso, bellissimo, e lì per lì abbiamo capito che era impossibile portarlo via, era 60-70 metri di lunghezza, quindi. Però ci guardiamo, vediamo, c'è un riva, come diceva bene prima, è il tender, la scialuppa. Un riva è un motoscafo molto importante, rinomato, no? Dai, ci guardiamo e ci buttiamo in acqua, un paio di bracciate e rubiamo sto riva, stupendo, il fratello ride e niente, restiamo con questo nostro amico, anzi nel libro scrivo il mio amico greco, gli abbiamo dato questo nome e sì, lo teniamo tutta la notte e poi finita la scuribanda lo leghiamo a una riva, il riva, fa anche rima, e così. Quella volta però papà non seppe nulla, perché ancora prima, io sorrido in queste cose qui perché erano veramente delle cose da ragazzini, poi non sorriderò più naturalmente, se voglio fare sta premessa. Mi pare che un anno prima rubiamo anche un battello della CTV, non so se chi conosce Venezia, sono quei motoscafi dove portano i turisti eccetera eccetera, anche lì, però lì quella volta papà ci trovò e immaginate cosa può essere accaduto, tante botte, e ci prese, era con i suoi colleghi della finanza, quindi insomma lei, ecco le nostre prime imprese. Facciamo un salto di qualche anno, non tantissimi, quando Giampaolo Manca ha 17 anni e mette a segno un colpo particolare per Venezia, perché viene tra virgolette profanata la chiesa forse più amata dai veneziani, ancora più della Basilica. Un colpo che le frutta a 17 anni 100 milioni di lire. Cosa è successo? Accade che un magnate inglese, un miliardario, commissiona un furto di opere d'arte. Ci fu fatta un'offerta di 300 milioni. Io ero ragazzino, avevo 17 anni circa. Sì, c'è 17 anni qualche mese. E conoscendomi un po' per la mia spavalderia, insomma, la mia audacia, tra virgolette, mi contattano dei ragazzi e mi chiedono se ero disposto ad andare con loro e io cosa dovevo fare. Io mi dovevo nascondere dentro una cassapanca in questa chiesa e a mezzanotte in punto avrei dovuto aprire la porta del retro della chiesa. Io, birichino, dissi di sì e con un mio compagno entriamo in chiesa e, stando attenti che il sacrestano non ci notasse, mi intrufolo dentro in questa cassapanca, chiude e se ne va. Mi portai con me una grande sveglia perché avevo paura di prendere il sonno. E quindi cosa accade? Accade che dopo circa un'ora, un'ora e mezza, sento dei passi che si avvicinano e lì per lì dico, mamma mia, mi hanno visto, mi hanno preso. Non era quanto magari il carcere se mi arrestavano. Pensavo alle botte di mio papà, cioè, stavolta qua mi fa nuovo. E cos'era? Era una suora, viene vicino alla cassapanca, apre, ho detto è fatta. E con questa manina piccola entra, prende un cuscino. Io cerco di rimpicciolirmi, non respiro più. Vabbè, una paura, signori. Insomma, prende sto cuscino, chiude. Io faccio un sospiro di quelli lunghi. E quindi non potevo dormire, insomma, lei. Mezzanotte in punto, apro la porta del retro,
e faccio entrare i miei complici, i miei amici, e mi ricordo mi fecero un sacco di feste. Io gli dissi: ah, ma cosa vuoi che sia, se invece sapessero la paura che avevo. E comunque lì inizia la mia carriera, portiamo via tutti i quadri eccetera eccetera. E cosa accade? Accade che il mecenate dice: no, non voglio più i quadri perché ho paura. C'è stato veramente, a quei tempi là, è stato un fatto molto molto clamoroso, tutto il mondo ne parlava, e quindi non ha più voluto i quadri. Sta di fatto che invece dei 300 ci dai 100, però non vuole più i quadri. E che facciamo di questi quadri? Si pensava al primo momento di bruciarli, però ringraziando Dio oggi dico: non l'abbiamo fatto, era uno sfregio all'arte, alla nostra città. Però il più grande dice: ma sai cosa facciamo? Ricattiamo la sovrintendenza delle belle arti di Venezia. Io ero il più giovane, gli dico: va bene, non c'è problema. Quindi ricattiamo la sovrintendenza delle belle arti, ci danno altri soldi, però io mi sono definito a quei tempi là la banda Bassotti, nel senso che avevamo pochissima esperienza, dai. Ci danno questi soldi, erano tutti segnati, poi ci arrestano a Bassano del Grappa, c'era anche mio fratello che non c'entra nulla, e ci portano a Venezia, e lì c'era il dottor Salvatore Barba, il dottor Ennio Fortuna, i vertici dei carabinieri, e mi trovano in tasca dei soldi, spengono le luci in questo ufficio, e dico: adesso mi danno una passata. E invece no, accendono una luce, ed era una luce viola, mi ricordo, e sti soldi li mettono sopra il tavolo, e lì vedo le firme del dottor Salvatore Barba, del professor Valcanover, che era appunto sovrintendente per le arti di Venezia. Accendono la luce, il dottor Barba mi dice: e questi? Ah, questi sono quelli di mia mamma. E mi dà uno schiaffone. Perché? Perché il dottor Salvatore Barba era amico di mio padre, di mia madre, e venivano sempre a casa mia, io lo chiamavo lo zio. Pensate, lo zio. E quindi adesso, e da qui inizia la mia carriera. Nemmeno farò apposta, io stasera sono qui, sono a Santa Bona, e a Santa Bona mi portarono, ero minorenne, al carcere, deve essere qui vicino mi pare, non so dove sia, e proprio prima di arrivare ho pensato a quel momento, ho detto: da dove inizia tutto? Inizia da Santa Bona. Perché? Perché poi lì conosco gran parte dei ragazzi della Riviera del Brenta, tutti giovani come me, quindi minorenni, e da lì ecco come nasce questa amicizia che poi... Una delle prime persone, dei primi tra virgolette criminali, anzi senza virgolette, che lei conosce in carcere è Silvano Maestrello, Cucis. Certo. Bandito veneziano, Robin Hood, che ruba ai ricchi per dare ai poveri, circondato da imprese epiche, evasioni, un acrobata insomma tra le mura delle carceri. L'ultima volta che l'ho intervistata, parlando di Cocis, lei si è commosso. Chi era per lei Silvano Maestrello? Sì, ogni volta che ricordo lui mi commuovo, perché la storia di Silvano è una storia incredibile, drammatica. Silvano era uno dei... La mamma di Silvano ha partorito 11 bambini, però Silvano non aveva il papà, nel senso che sua mamma si prostituiva, ecco. Stiamo parlando degli anni 40, c'era la fame, e Silvano è stata l'emblema della vera povertà. Quando era piccolo dormiva nelle cassette dei limoni, per farvi capire. Silvano a 4-5 anni veniva picchiato, come accadeva a me, ma era poverissimo, povero, povero, povero. Quindi io lo ricorderò sempre, sempre nel mio cuore. E appunto io, già di lui si parlava,
quando appunto avevo 17-18 anni. E per noi ragazzi era un idolo, nel senso che, conoscendo la sua storia, gli volevamo tutti bene, dai, tutti, a prescindere. E con Silvano è iniziata una carriera vera. Assieme a Cocis, assieme a Paolo Bogo, iniziate a girare l'Europa, questa volta non per, come avete fatto a 14 anni, per farvi un giretto nei tender, ma vere e proprie rapine, assalti a gioiellerie, pellicerie, e ogni rapina fruttava centinaia di milioni. C'è una rapina particolare ad Amsterdam che invece di qualche centinaia di milioni di vecchie lire ha fruttato qualche miliardo. Com'è andata? Io penso che quella lì sia stata, o è stato, l'input per non fermarmi più, perché quando inizi a avere queste cifre perdi la testa e quindi non ti fermi più, non te ne frega più di nessuno e diventi maledetto, come è accaduto a me. Ma voi di queste enormi quantità di soldi, no? Abbiamo visto le immagini del capannone con i sacchi di denaro, eccetera. Qua stiamo parlando anche del traffico di droga, ma ci arriveremo, no? Voi a 17-20 anni, di tutti questi soldi, cosa facevate? Tutto, prendevi tutto, nel senso che tutto quello che volevi acquistarti lo facevi. Si andava via anche con l'aereo privato, quindi andiamo a bere un caffè in Francia, pronti, aereo privato. Andiamo a vedere la partita in Germania, aereo privato. Quando cominci ad avere queste cifre non sei più un essere umano, secondo me. Non ragioni più, dici sono padrone io di tutto, di tutti. I soldi ti danno la testa. E non pensi di fare investimenti, perché dici ma domani ne prendiamo degli altri, cioè li butti via, li sperperi, invece così è andata. Quando si fa una rapina bisogna avere anche le armi, e avere armi significa essere pronti a sparare ed essere pronti anche a difendersi se le forze dell'ordine vi sparano. Lei era pronto a sparare? Ero pronto. Quando fai queste cose devi mettere in preventivo che può accadere che vieni ucciso, loro sparano, spariamo anche noi, perché detta oggi mi fa rabbrividire, però a quei tempi non avevo queste remore, nel senso che se sparavano sparavamo anche noi, forse sparavamo anche prima di loro, perché sapevamo che, ma giustamente loro sono lì, fanno il loro dovere, quindi rispondiamo a vicenda. Senta, lei aveva 20 anni nel 1974 quando la donna della sua vita, una compagna di tutta la vita, la signora Manuela, le dà un figlio, Armando. Neanche la nascita di un figlio l'ha fermata nell'escalation criminale che forse iniziava proprio da quel momento. No, guardi, quando è nato mio figlio c'è stato un momento che ho detto basta, perché era doveroso farlo, però accade una cosa molto grave, che la magistratura di Venezia ha ritenuto che non potevo più stare a Venezia, nel senso che per le mie gesta, le nostre gesta, e quindi mi mandarono via da Venezia, una misura di sicurezza, sudore obbligato, quello che danno i mafiosi per capirci, e così mi allontanarono da Venezia. Io lì non l'ho presa bene, perché? Perché stavo lavorando nell'ambito turistico a Murano e quindi avevo la mia famiglia, mia moglie, mio bambino piccolo, e lì non mi è andata giù, perché ho sempre detto ma tenetemi a Venezia, mi controllate sempre, mi date gli orari, io non posso uscire,
dico, più controllato di così. Io l'ho vista come una carognata, perché avevo 20 anni, certo, non ero stato un bravo ragazzo, questo indubbiamente, però lì è stata la mia rovina, cioè rovina nel senso che se ero un ribelle lo sono diventato 100 volte di più, e ho detto no, io ci vado, anzi no, mi hanno mandato, sono scappato, poi mi hanno arrestato a Chiasso, mi hanno riportato di nuovo a Battipaglia, vicino a Salerno, e lì è venuta sulla Manuela, mio figlio, e siamo rimasti là 2 anni. Nel frattempo vengo riarrestato, perché quando sono scappato mi hanno condannato, adesso non ricordo a cosa, a quanto, però dentro di me dicevo, io torno a Venezia, faccio la banda e metto a fuoco Venezia, a fuoco e a ferro, eccetera. E così ho fatto. Senta, lei è nato nel 1954 come faccia d'angelo, che lei chiama, come poche volte ho sentito, cioè Cotto e Gonna, perché insomma era molto legato alla mamma. Quando conosce Felice Maniero? Felice l'ho conosciuto, avrò avuto 18 anni, 17-18 anni. Andavamo a ballare nella Riviera del Brenta, a quei tempi c'erano le sale da ballo, quei complessi, non come ora, no? Niente, ma poi, come dicevo prima, ci siamo conosciuti con tutti i ragazzi minorenni, quindi per me non era una cosa nuova. Con Felice sono stato in carcere a Santa Maria Maggiore, a Venezia, e cosa? Un nome lui, un nome io, ci conoscevamo da sempre con tutti i ragazzi, e inizia il nostro rapporto criminale. Ma il rapporto suo con Felice Maniero è come quello che abbiamo visto in qualche scena di questo film, o insomma c'è stata comunque una licenza artistica anche del regista, no? Perché qua vediamo il Doge impersonato da Diego, che sembrava quasi il primo consigliere di Felice Maniero. Io non credo che in realtà fosse proprio così, però se ce lo vuole raccontare lei. Allora, vorrei sfatare una cosa. Quando io ho già parlato con il nostro caro amico, quando parlano e dicono Maniero era il capo, Maniero non è stato mai il capo di nessuno. Maniero è stato nostro complice, come noi eravamo complici di lui. Nessuno, a parte un paio di ragazzi di Campolongo, lo possiamo, come possiamo dire, aveva riverenza nei suoi riguardi. Felice era un ragazzo audace nelle sue cose, coraggioso, ma non era il capo di niente. Poi dopo magari sì, mi si darà il tempo, vi spiegherò un po' meglio perché. Felice era un ragazzo molto pacato, educato, a differenza magari di quel che ho il suo compagno, del Dolo, la Mira, eccetera, eccetera, che non voglio dire chi, ma penso che tu l'abbia capito. Lui si distingueva da questi, perché sa, l'entroterra della campagna, eccetera, eccetera, con questi modi ruvidi, questi modi sbrigativi, però Felice era molto, era educato, una persona educata, sì, questo sì. E quindi i nostri rapporti erano paritari, nel senso che nessuno decideva per l'altro, viceversa. Si discuteva, ci chiarivamo e poi si faceva quello che si doveva fare. Perché Maniero a un certo punto dice: Giampaolo, Venezia è tua. Ma lei si fidava di Felice Maniero? Sì, come un po' tutti ci fidavamo, certo. Perché diciamo abbiamo fatto tutti la gavetta, pertanto ci fidavamo, come lui si fidava di noi, noi ci fidavamo di lui. Il gruppo vero era composto da 15 persone, quelle che tiravano un po' le fila e quelli che decidevano il da farsi. E non puoi non fidarti, se no altrimenti non vuoi fare certe cose. Quindi è stato camaleontico, ha sempre nascosto
la sua vera indole, nel senso che io oggi dico che forse non è più un tradimento, perché in me è cambiato moltissimo il mio modo di pensare, però è stato un tradimento alla fine. E quindi è stato un opportunista, questo sicuramente. Prima di passare a parlare del traffico di droga, secondo me è la cosa più criminale che avete fatto, che lei ha fatto. Tornerei su Venezia per parlare anche dell'attività dei cambisti. I cambisti, ovviamente illegali, sono quelli che sono fuori del casinò di Venezia, e quando il casinò ha un imprenditore, uno che è dentro che gioca, non fa più credito, quando finisce i soldi andava da loro, faceva un assegno con il 20% di interesse, se non sbaglio, e lui gli dava i contanti. Viaggiavate di notte con valigie piene di soldi, cambiavano 40-50 miliardi di lire di assegno ogni anno, e credo che fosse un guadagno di 20 milioni a notte, forse anche qualcosa di più. A un certo punto Maniero, che capisce che questo è un business ma non ce l'ha lui in mano, la notte dei cambisti manda i suoi a Venezia in centro storico, fa fuori tutti i cambisti e mette i suoi. Doveva esserci anche lui, anche Giampaolo Manca, ma qualcuno l'ha avvisata di non andare. E se qua stasera, forse è anche perché qualcuno l'ha avvisata di non andare. Certo. O sbaglio? Sì, sì. Cosa accade? Accade che sì, appunto, come diceva il nostro amico, noi cambiavamo circa 50 miliardi all'anno. Tutta Venezia ne era coinvolta, imprenditori, ristoranti, alberghi. Alla fine della fiera, io dico sempre, eravamo soci occulti del comune, perché il casinò di Venezia, per quanto tu potevi essere ricco, anche se andava Agnelli e gli diceva dammi un miliardo, nemmeno Agnelli dava un miliardo. C'era un budget di 300 milioni all'epoca, e quindi se superavi questa cifra, e allora cosa facevano? Ai piani alti dicevano andate giù, ci sono loro e loro vi danno i soldi. Venivano da noi, e quindi l'imprenditore serviva mezzo miliardo, 500-600 milioni, noi consegnavamo i soldi, ci faceva subito un assegno al 10%, e quindi incassavamo subito i soldi, ed effettivamente è stato, era un affarone, no? un affarone. Però mangiavamo un po' tutti, anche Venezia. Da premettere che a quei tempi la legge non riconosceva, non era un reato, nel senso di, come si chiama? Usura. Perché? Perché un conto, prestare dei soldi a una famiglia che deve pagare la cambiale, eccetera, eccetera. Allora lì sì, è il momento del bisogno, però noi alla fine davamo dei soldi a chi ne aveva talmente tanti per giocare. Poi col tempo invece ha cambiato la legge e l'hanno fatta diventare usura anche il casinò. Forse perché volevo mangiare tutti loro, io penso questo. Ma chi è che veniva da voi? Perché lei nel libro racconta di un unico, dice che passavano tutti gli imprenditori, tutti i ricchi d'Italia, ma fa un unico nome di uno che non era imprenditore ma di Mario Merola. Sì, sì. Ok. A parte Mario Merola, e poi magari se ci racconta com'è andata con Merola, qualche altro nome noto che è venuto da lei? Ma guardate, non dico tutti, però quasi. Agnelli no? Vabbè, Agnelli non andava al casinò, ma lì a lui di persona, quindi non ha bisogno di venire a Venezia. Però effettivamente venivano delle persone, di imprenditori a livello importantissimi, a livello nazionale. Magari è meglio evitare il nome, però ne dico uno, dai, il nostro Emilio Fede veniva sempre a trovarci, lui veniva, era un amico oltretutto, quindi cito lui perché ormai si sa, e di quelli che non sappiamo lasciamo perdere. E con Merola com'è andata? Niente, mi ricordo sempre, pace all'anima sua, venne giù e mi disse, voglio fare
mi presti 20 milioni, tu sono amico degli amici, sì, vabbè, gli do sti 20 milioni, mi faccio fare 22 milioni, sì. E problemi zero, nel senso, una persona conosciutissima, poi era amico di amici nostri di Napoli, però guarda caso a sto vizio che hanno i napoletani. Metto l'assegno all'incasso, non c'è una lira. Però dai, poi alla fine abbiamo recuperato la cifra, e però è stata una cosa simpatica, dai. Si è dimenticato di coprirlo, dai. Cioè mi ha dato l'assegno, era già vuoto, però è di Napoli, nulla togliere ai napoletani. Senta, finora abbiamo... Scusa, la vera sceneggiata. Finora abbiamo parlato di rapine a gioiellerie, a pellicerie, di soldi cambiati a chi ne aveva davvero tanti. Adesso parliamo dell'eroina. Voi con l'eroina avete ucciso tanti ragazzi, avete mandato sul lastrico migliaia di famiglie in Veneto, perché in quegli anni il Veneto era la regione d'Italia con più vittime di overdose. E lei parla del traffico di eroina in un capitolo che è il più lungo, il più importante secondo me del libro, con titolo significativo che si chiama Senza scrupoli. Quando voi avete iniziato con l'eroina e come, quando avete capito che questo era un business che vi poteva rendere 10 volte quello che vi rendevano, che vi rendeva il casinò? Abbiamo parlato di 20-30 milioni a sera col casinò. Spiccioli in confronto ai soldi che facevano con il traffico di eroina. Quando c'è stato questo passaggio? Io ho molti rimorsi nella mia vita, dei miei comportamenti, però questo, io ho ucciso delle persone, purtroppo, ma vi giuro che questo è un rimorso che è indelebile, non potrà mai, mai, mai passare. E lì ci siamo sporcati, non le mani, l'animo, siamo diventati degli infami, e dico una parola forte perché nella mala vita la parola infame è la cosa peggiore. E purtroppo è accaduto questo. Quando Felice dice, ma se non lo facevamo noi lo potevano fare gli altri, non è vero niente, non è vero niente assolutamente, l'abbiamo voluto fare, siamo stati dei vigliacchi, perché la parte più debole è stata colpita, e questi ragazzi giovani, le famiglie, e poi ho toccato anch'io con mano nella mia famiglia dei morti per overdose, quindi che dire, è stata una vigliaccata contro queste famiglie, questi ragazzi giovani. Ha detto bene, purtroppo tantissimi morti, penso che abbiamo fatto più danni noi che la Montedison, perché oggi penso, dico sempre a mia moglie, non dico magari ogni giorno, ma spesso dico, amore, ma come ho potuto fare questo? Però ero anestetizzato, cioè eravamo tutti, non capivamo più niente, valigie, valigie di soldi. Pensi di essere il padrone del mondo e non te ne frega niente di nessuno. Non ti guardi dietro, vai avanti. La droga è stata la peggior cosa che abbiamo potuto fare. Non dovevamo assolutamente mettere le mani in quella cosa. L'abbiamo fatto. Io sono certo che quando sarà il momento, che il giudizio è quello vero, non quello dei tribunali. E lì io spesso parlo dell'inferno, però se ci vado, ben venga, perché è una cosa troppo infamante, tragica, e io non mi posso mai, mai, mai perdonare di questa cosa. Io vengo qui, lo dico pubblicamente,
voglio che la gente capisca. Non chiedo perdono, nel senso, anzi io lo chiedo, però se non me lo danno io capisco benissimo, perché il perdono si dà, non si chiede. Io so che sono dannato per tutta la vita per questa cosa, non perché che le altre siano state belle, no, 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 questo no, però questa è quella più sporca che è potuta venire a noi tutti, nessuno escluso. Lei però, che dopo che è uscito dal carcere ha avuto anche un percorso personale, forse iniziato anche in carcere, di avvicinamento anche a Dio, di avvicinamento anche alla religione. In un'intervista lei mi ha detto: Dio mi ha perdonato. Sì, 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 sono certo, Dio perdona tutti. Il mio grande problema è che non mi perdonò. Io non sono capace di perdonarmi. Non ci riesco. Perché non puoi perdonarti. Ma tu vuoi metterti sopra di lui? No, no, però io non ci riesco, è più forte di me. C'erano dei rapporti anche con le altre mafie, quelle che si conoscono, Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, nello spaccio della droga? Si è molto parlato anche del fatto che Felice Maniero avesse avuto una scuola, per esempio, dato tutto da Contorno, da quelli di Cosa Nostra che erano arrivati anche in Riviera in soggiorno obbligato negli anni 70. C'era questo rapporto magari nato in carcere? No, guardi, non serviva avere dei maestri, perché... Cioè voi la droga, l'eroina, dove andate a prenderla? Basta, andare in Turchia a prenderla. I primi tempi a Milano, è vero. Però non dico a Milano da chi. C'era fidanzati, ma c'era... Lo dice lei. Lo dice lei. Io non l'ho mai detto. E quindi noi non avevamo bisogno dei maestri. Si capiva da solo. Già, tra virgolette, eravamo degli imprenditori, no? Leggi i giornali, senti, eccetera, eccetera. Quindi dici, oh ragazzi, è questo il business del momento. E ci vai. Non è che doveva venire un siciliano, un napoletano, un calabrese, un pugliese a dirci si fa così e ti insegnano. Non, no, perché in quei tempi là, credimi, la spacciavano tutti, tutti. Anche quelli che non erano mai stati in galera. Perché era il boom, ma veramente una roba incredibile. C'è una differenza nei tanti parallelismi di criminali, no? Della peggior specie, Giampaolo Manca e Felice Maniero. Avete in comune l'anno di nascita, avete in comune l'età, ma c'è una grossa differenza. Maniero ha fatto i nomi di tutti. Si è pentito, ha collaborato con la giustizia, ha ottenuto i benefici, eccetera. Lei si è fatto 36 anni di carcere, è stato condannato, anche adesso che la sua pena è stata espiata, non ha mai fatto i nomi di nessuno, né in un'aula di tribunale, né in un giornalista. A me non ha detto, lo sappiamo da chi andava a prendere l'eroina all'inizio a Milano, non l'ha mai detto nessuno. Non dice chi erano gli imprenditori, che a parte Emilio Fede, che venivano, chi erano i suoi complici. Perché questo comportamento da, tra virgolette, quasi irriducibile, no? Pur avendo sconfessato, no, tutta la sua attività criminale. No, ecco, sì, si potrebbe pensare a questo. Tu non hai fatto il nome della gente, dei tuoi complici, allora sei un irriducibile. No, non è questo. Io oggi quel mondo l'ho definitivamente abbiuro il mio passato, ma è una cosa che è dentro di me, nel senso che tradire. Ecco, io sono qui oggi, questa sera che parlo con voi, e immaginate se magari vengo qui, racconto la mia storia con tutte le mie difficoltà, le mie debolezze, e faccio ancora magari lo spacciatore, il rapinatore, vengo qui a raccontarvi della mia vita. Io tradirei anche le persone che sono qui, quindi è più forte di me. Ma tu non hai collaborato, quindi potevi fermare altro male. È vero,
tecnicamente potrebbe essere questo, però cosa posso farci? Per i magistrati io sono ancora un irriducibile, anche se oggi, se sono qui, lo devo a loro, quindi presumo, anzi tolgo il presumo, è la verità. Se posso stare qui con voi, io dovrei essere a casa alle 8, invece ho il permesso del magistrato per poter presentare il libro ed essere con voi. Quindi hanno capito che non sono tanto così irriducibile. Quello è stato un momento, un periodo, e quindi... Lei ad un certo punto è in carcere, e lui era in carcere perché era condannato, poi arrivava il cumulo di pena, mentre era in carcere che scontava una pena, arrivava il processo anche per il reato successivo, cioè ha fatto tutti i reati possibili, immaginabili del codice penale. Non tutti. Quasi tutti, insomma. E a un certo punto c'è un processo d'appello. Giampaolo Manca si presenta da giudice, distrutto probabilmente da, non so, 34 anni, forse aveva già fatto di carcere, e fa una richiesta particolare al giudice e dice: io non ce la faccio più, mi faccia l'eutanasia, voglio morire. Più o meno è andata così? Sì, vado all'appello dell'ennesimo processo. Effettivamente ero stanco, ma non era il carcere, ero stanco psicologicamente, dicevo va bene, il mio passato è stato quello, capisco, però basta, insomma mi ho dato la prova che io non sono più quello di un tempo. E mi rivolgo al presidente della Corte d'Appello, dico: presidente, stando così le cose, le chiedo espressamente di fare un'ordinanza, mi faccia fare una puntura. Qui chiudiamo la storia e chi si è visto, si è visto. Il presidente mi ha guardato e mi fa: Manca, lei ne ha fatti tutti i colori, però il procuratore generale, che era vicino a me, mi guarda, era una donna, e dice: signor presidente, io sono dell'idea che a Manca ci dobbiamo dare un'altra opportunità. Manca ha fatto un congruo periodo di carcere, io sono favorevole che Manca venga assegnato a una comunità, la Papa Giovanni XXIII. Un miracolo, 12 volte avevo chiesto questa cosa e per 12 volte mi avevano detto di no. Sta di fatto che dopo un paio di ore si sono riuniti in Camera di Consiglio, sono venuti fuori e il miracolo. Mi hanno accettato la richiesta, quindi la puntura non me l'hanno fatta, e ringraziando lui mi hanno dato gli arresti domiciliari in una comunità a Rimini, la Papa Giovanni XXIII di Don Benzi. Senta, prima di dare il microfono al pubblico, ci sono altre due cose, due fatti insomma che con lei volevo raccontasse. 1990, lei è stato condannato anche per triplice omicidio in concorso, a proposito di vari reati, e stiamo parlando di una sorta di regolamento dei conti all'interno della banda. 1990, sull'argine del Brenta, Galta di Vigonovo, lei si trova con Felice Maniero e altre quattro in sei eravate. Non mi ricordo. Eravate in sei. E uccidete i fratelli Rizzi e Padovan. I Rizzi erano i cosiddetti giudecchini, controllo dello spaccio di eroina a Venezia, e anche Padovan. Lei li considerava i ragazzi, perché i Rizzi, uno in particolare dei tre che avete ucciso, era sempre con lei nelle rapine. Che cosa è successo quella notte? Sotterrati sottoterra, i corpi sono stati trovati 5 anni dopo, nel 95, dopo la collaborazione di Felice Maniero. E lei, a proposito, scappa anche con la macchina dei Rizzi, arriva a Treviso per nasconderla, altro legame, no? con Treviso. Che cosa è successo quella notte sull'argine del Brenta? È successo quello che non doveva mai succedere. C'è stata una diatriba tra di noi e... Allora
A quei tempi si diceva: arrivo prima io di te, altrimenti muori. Questa era la legge della malavita, e lo è, tuttora. E quindi questi dicevano in giro: dobbiamo ucciderli, dobbiamo far qua, dobbiamo far là, e siamo arrivati prima noi di loro. È stata una tragedia per tutti, per loro, per le loro famiglie, che io conoscevo molto bene, ma d'altronde è la legge della malavita questa, insomma. E c'è chi dice che i Rizzi avevano nascosto della droga, se la volevano spacciare per proprio conto. C'è chi dice che uno dei Rizzi si era rifiutato, era scappato all'ultimo momento all'Excelsior, alla rapina all'Excelsior, no? Sì, certo. Qual è la sua verità? La verità è questa, ha detto bene lei. E naturalmente lì hanno detto: no, perché ha ammazzato il marziano, non è vero nulla. Tutto nasce perché alla rapina all'Excelsior Cavò, appunto Alessandro Rizzi, oggi faccio il nome, mai fatto nella mia vita, lui scappò e quindi ci lasciò lì, ci fu una sparatoria con la polizia, e quindi io gliel'avevo giurata, ho detto: io ti uccido, perché non puoi fare una cosa del genere, è una delle cose peggiori che può fare un tuo complice. E cosa fecero i signori, i ragazzi? Iniziavano a dire: adesso uccidiamo Manca e qua e là. E quindi Manca è arrivato in questo caso prima dei Rizzi. 1992, 13 dicembre. 90. No, sto cambiando data. Scusa. Cristina Pavesi. 90 purtroppo. 13 dicembre 1990. Assalto al treno di Vigonza. Sì. Lei anche agli atti processuali non c'entra niente con quell'esplosione che ha causato la morte di Cristina Pavesi, ragazza di Conegliano, studentessa di Conegliano, i 13 feriti, alcuni anche in modo grave. Però il giorno dopo quell'assalto, in tutti i telegiornali c'era la sua foto. Questo è il capo della banda che ha ucciso Pavesi, che ha fatto saltare il treno. Sì, sì, è successo questo. Perché? Allora, torno un po' indietro di qualche mese, ci fu data un'informazione che un treno che partiva da Venezia e andava a Torino aveva un carico d'oro per 30 miliardi circa. Venivano a Vicenza, caricavano e andavano a Torino. Allora cosa decidiamo? Che abbiamo bisogno di qualche ragazzo di quelli tosti, quindi la nostra squadra e un po' di ragazzi del Piovese, cioè di Campolongo Maggiore. Andiamo da Felice, gli proponiamo la cosa e io spiego i fatti e gli dico: guarda, ci sarebbe un altro treno, però ha solo 6-7 miliardi, ma non vale la pena, è quel treno che va a Venezia e Milano, però c'è la scorta della polizia. Ma io la dico così, la butto lì, così, tanto per dire. E nel frattempo prepariamo il colpo al treno che va da Venezia a Torino. Io addirittura ho le chiavi di quel treno. I miei complici, in questo caso quelli che lavoravano nel treno, mi fanno salire, guardo la strada, vedo i scatoloni pieni d'oro e quindi in pratica volevo toccare con mano, volevo vedere se era vero. Perché prima tutto nasce perché c'era un giro di assegni rubati e diciamo gli infedeli, come li ho chiamati nel libro, e mi davano circa 5 miliardi, no, 4 miliardi due volte alla settimana, e naturalmente quegli assegni li abbiamo tutti cambiati e giriamo tanti di quei soldi. Anche quella volta, da dire, faccio una battuta, che eravamo soci delle poste, perché erano tutti assegni buoni, incassabili. C'è il mio amico Diego che ride, però di fatto era così. Ecco come nasce la rapina al treno.
Cosa accade? Accade che era già tutto pronto per fare questa cosa. Mi ricordo, sono le 6:30, insieme a un ragazzo, un certo Camuffo, e siamo vicino a una stazioncina, andiamo a bere un caffè, prendere le sigarette. In quel mentre entra dentro il bar un signore anziano e mi ha detto, gli dice, che sparai, che ha messo la bomba, che ha colpito tutti. Mi guardo con Camuffo, Moreno, lì ho capito subito. Hanno fatto la rapina, quella, Venezia-Milano. Cosa accade? Immaginate, un disastro. Io avevo circa 2 miliardi nascosti di quegli assegni del treno, quindi mi affretto ad andarli a portare via da dove erano, perché dico, se me li trovano a me, mi tirano la rapina. Riesco a portarli via, vado a casa di Camuffo, in una casa di campagna, e lì dopo 5 minuti arriva una nuvola di persone, erano i rossi, i carabinieri, e lì mi dicono subito, sei stato tu, figlio di eccetera eccetera eccetera. Io lo guardo e dico, ma cosa stai dicendo? Sei stato tu, sono sicuro, avete ammazzato una ragazza, ci sono decine di feriti, insomma. Morale della favola, vengo arrestato. Il giorno dopo, dice bene nostro amico, sono nei giornali con scritto, è stato lui, ecco il capo della banda, eccetera eccetera. Mi buttano in carcere. Prima mi fanno lo stub, sarebbe il guanto di parafina, negativo, sì, significa che non ho mai avuto, che in quel frangente nelle mie mani non erano sporchi di polvere da sparo. Comunque sì, rimango in carcere, però alla fine non c'è nulla contro di me, c'è solo qualcosa che si saprà dopo, e vengo scarcerato. Vengo scarcerato, nel frattempo mi arrivano degli ordini di custodia, di carcerazione, scappo via, insomma andiamo via in Sud America, prendo mia moglie, mio figlio, mio suocero, il cane e i canarini, e scappiamo via. E dopo 7 anni, vengo a sapere che il generale Ganzer, noto capo dei Ross, poi col tempo, al processo degli omicidi Rizzi, a una precisa domanda del presidente Campanato, che gli chiede, ci potrebbe spiegare la persona di maniera felice? E lì in quel momento il generale dice, c'è un episodio molto indicativo, la rapina al treno Venezia-Milano. Siamo andati subito a casa sua, dopo poco del fatto. E in quel frangente Maniero ci disse, la rapina l'ha fatta Manca Giampaolo, Fratello Paolo, Moreno Camuffo, eccetera eccetera. Quindi già da allora Felice faceva il doppio gioco. Ecco perché era la loro certezza che ero stato io. E io mi chiedevo sempre, ma come fanno ad avere questa certezza? Perché non solo nel 92 poi mi fanno il mandato di cattura per la rapina al treno, inventandosi una storia che un mio amico addirittura, prima di morire, perché aveva questo rimorso di questa rapina, che era morta la ragazza, eccetera, eccetera, dice che siamo stati noi, che sono stato io, che io ho organizzato, eccetera, eccetera. Però il morto non poteva più essere esaminato all'udienza, all'incidente probatorio, fatalità, le cassette che ci dovevano essere, dove appunto questo signore diceva che la rapina l'ho fatta io, non c'erano, non c'era nulla. E quindi io vengo a sapere dopo 6 anni che Felice mi aveva addossato le colpe a me. Io ringrazio Dio di non esserci stato in quella rapina. Rimorso su rimorso, però posso dirle, e lei lo sa, io appena che sono uscito, ora lo posso dire pubblicamente, mi sono adoperato per parlare con la zia della povera Cristina, la signora Michela, sentivo una cosa dentro di me, dovevo parlare con lei, sono riuscito a parlare
ho spiegato e gli ho chiesto perdono, perché diciamo che anche un po' sono un po' responsabile moralmente. Se non portavo questa notizia, probabilmente non avrebbero fatto la rapina. E quindi le mie colpe sono molto molto gravi. E faccio l'ultima domanda. Felice Maniero, adesso che voi pian piano tutti stanno uscendo, fa bene a temere per la sua vita? Allora, io dico sempre che lui, allora io parlo per me, allora dei miei ex compagni io non vedo più nessuno, perché è giusto che sia così, quindi non posso dire se gli altri hanno voglia di vendetta, però tenga presente questo. Io sono il più giovane oggi, ho 65 anni e gli altri hanno 10-15 anni più di me. Se vogliamo andare nel lato pratico, cioè non è facile, nel senso che è vero anche che ognuno, non tutti, ha il suo prezzo, lei sa cosa intendo, se vorrebbero sapere dov'è. Io le dico la verità, io spero che non gli succeda mai nulla, perché alla fine non è che cambia qualcosa, cosa cambia? Non cambia più niente. Poi sarà lui un giorno, quando ci sarà un giudizio, quello vero, e lì renderà conto di tutto quello che ha commesso. Però per dire che non rischia nulla, io, per quanto mi riguarda, di lui non me ne frega più niente, nel senso che lui ha fatto quella scelta, io ho fatto la mia, ho pagato in parte le mie colpe, perché vorrei concludere con questa parola: quando tu prendi la consapevolezza, capisci quello che è stata la tua vita e il male che hai prodotto, da lì inizia la pena, non sono i 40 anni, 50, ne avessi fatto 60. Da quel momento è una pena che rimane dentro, è l'ergastolo del rimorso. Quindi io ne ho fatte troppe, quindi capisco che la gente mi possa guardare così e magari possono dire ma non ti crediamo, però libero arbitrio ce l'ha insegnato lui, quindi io fino a che morirò, che non, quando sarà il momento, poi renderò conto a chi è sopra di noi. E questo era, insomma, è Giampaolo Manca. Prima di dare la parola a voi, se avete domande, io chiamerei qua Diego Pagotto, perché insomma tu hai, insomma, interpretato, no, Giampaolo Manca, sei spesso alle presentazioni, quindi insomma l'hai conosciuto dopo averlo interpretato, immagino. Sì, molto dopo. Ecco. Quanto c'è, quanta similitudine c'è tra il racconto che fa Giampaolo Manca e il film? Non lo so, adesso sentendo quello che dice lui, secondo me il film è stato più che altro costruito tenendo in considerazione quelle che sono state le rivelazioni di Felice Maniero, e quindi c'è quel punto di vista, secondo me, che poi è anche il punto di vista in un certo qual modo delle sentenze giudiziarie, perché alla fin fine se teniamo in considerazione, anzi i giudici tenevano in considerazione quello che diceva lui, insomma. Poi per quanto riguarda il film, in effetti secondo me bisogna anche considerare che c'è un'esigenza di carattere tecnico, cinematografico, nel senso non è un documentario, non bisogna riprodurre la realtà così com'è, ma bisogna crearla in modo tale che sia appetibile per il pubblico, quindi a volte le cose vengono un po' stravolte, però vengono stravolte in modo tale da poter essere, come si può dire, apprezzate dal pubblico. Ad esempio, già il fatto stesso che noi nella banda eravamo in 5 più lui, è necessario essere in pochi,
perché se si è troppi poi il pubblico non riesce più a capire chi fa cosa. Poi il film sotto un certo punto di vista è anche tra virgolette diciamo stereotipato, nel senso c'è quello che guida sempre, che a tavoletta lui guida qualsiasi cosa, che sia la barca, che sia il camion, che sia la macchina, lui guida sempre. Poi vabbè, c'era Skay che faceva, teneva i casinò, c'era Beppi che in teoria teneva la contabilità, c'ero io che vabbè diciamo ero magari quello più violento, e poi c'era il Moro che non ho mai capito cosa facesse però c'era anche lui però ognuno aveva il suo settore diciamo, no? E il pubblico li identifica come tali, quindi secondo me il film non aveva la pretesa di raccontare qualcosa di nuovo né di svelare nulla, aveva la pretesa di essere un buon prodotto, e secondo me lo è stato, nel senso che comunque chi l'ha visto lo ha apprezzato, soprattutto le due puntate sono molto diverse perché c'è un'ascesa e poi la caduta, diciamo forse il primo entusiasmo è di più perché c'è l'ascesa, si vede che partono poveri e poi finiscono ricchi, nel secondo invece cominciano a morire tutti, non si capisce bene nemmeno chi uccida chi, perché c'è anche prima in una scena c'era Beppi, diceva potresti essere stato anche tu a uccidere Skay, il dubbio può rimanere diciamo. Però da un punto di vista cinematografico secondo me è un gran film, e più che del film parliamo del ruolo, il ruolo che mi è stato dato è un grande ruolo, nel senso che le battute sono belle, insomma, quella Iskeise è tutto Iskeise, insomma quella è scritta bene, cioè allora da un punto di vista puramente cinematografico, quando tu incontri una persona per strada che ti dice questa battuta a memoria vuol dire che la battuta è geniale, perché sennò la gente non riesce a impararla. E anche perché, scusa se ti interrompo, non è comunque un film che è stato visto solo in Veneto, ed è un film in cui si parla spesso in Veneto. Abbastanza. Si parla abbastanza in Veneto, quella battuta Skay è una battuta. Beh sì, Veneto, Skay, però. Sì, ok, sì. Però comunque. Diciamo non si è marcato moltissimo, sì, il Veneto, proprio perché si voleva che fosse riconoscibile, cioè capibile un po' da tutta Italia, insomma. Ci sono alcuni film in cui veramente devi mettere i sottotitoli per poterli capire. Questo secondo me lo capiscono un po' tutti, poi magari qualche parola può sfuggire, ma il senso si capisce bene un po' in tutta Italia. Adesso invece c'è l'altro film, questa volta direttamente, che si intitolerà Il Doge, se non sbaglio, dove ancora tu sarai presente a fianco di Vincent Cassel, quindi stai parlando di mostri sacri. Teniamo le dita incrociate. Esatto. Beh, il produttore l'ha detto ufficialmente. Quindi, sì, insomma. Sì, questo è vero, però ecco, fare un film è una cosa molto complessa, ma veramente molto complessa, non solo da un punto di vista economico, da tutti i punti di vista, da un punto di vista logistico, da un punto di vista di trovare gli attori che siano disponibili in quel momento, perché magari uno è disponibile ma in un momento diverso, quindi tutto può slittare, per dire. La stessa location Venezia, perché mi pare di capire che vogliate girarlo soprattutto a Venezia, no? Quindi insomma, sarebbe molto bello. Non è una città semplice dove da bloccare, no? Per fare un film a livello di permessi, eccetera, immagino. Però sì, ecco, sarebbe veramente una bella cosa, secondo me. Nel senso, un po' l'ho sempre sognato. Fin da quando ho fatto Faccia d'Angelo, anche perché appunto il mio personaggio, tu hai visto il film? Sì, sì, sì. Okay. Io sono stato con Elio Germano, è venuto in redazione una settimana a sbobinarsi tutte le cassette d'archivio che avevamo su Felice Maniera. Ah, ok. Il mio personaggio, quello del Doge, perché alla fine del film Elio viene arrestato, il Toso viene arrestato, ok? Skay muore, il Moro muore, Beppi vabbè, ma e poi chi c'era ancora? Tavoletta, vabbè, Tavoletta finisce in Sud America a farsi curare. A fin fine io non finisco in carcere e non muoio, quindi ho detto, vuoi vedere che magari, siccome sono l'unico vivo, fanno lo spin-off e mi fanno il film sul mio ruolo. Invece no, non l'hanno fatto, e sì, non si può avere tutte le fortune a sto mondo, però insomma, diciamo che il sogno c'è sempre stato, no? che si potesse fare un film sul Doge, e, anche perché
cioè lo dico proprio chiaramente, il ruolo del doge, uno è il ruolo a cui sono maggiormente affezionato perché è quello più lungo, più complesso e che dà vita anche a dei rapporti con gli altri personaggi, rapporti importanti. E in più è il ruolo che mi ha permesso anche un po' di mostrare quello che posso fare, insomma, perché se mi fai fare un ruolo di due giorni, due battute, alla fine cosa posso fare io? Niente. Invece qua comunque di scene buone ce n'erano, c'erano scene veramente belle, da un punto di vista tecnico della recitazione intendo, sono proprio scene che rimangono dentro nel pubblico, sono scritte da Dio. E un po' tutta la sceneggiatura è scritta bene, bisogna dirlo, e Andrea Porporati ha fatto veramente un grande lavoro. Quindi ecco, cioè, essendo il ruolo comunque più importante che ho fatto finora, è chiaro che la speranza di poter fare un film che comunque riprendesse questo ruolo c'è sempre stata, insomma. Poi è chiaro che adesso le cose si sono evolute e se c'è l'opportunità di avere un attore che ha comunque un peso sia a livello di nome sia a livello internazionale maggiore del mio, è chiaro che bisogna lasciare spazio, questo è fuori discussione, insomma non pretendo di mettermi in competizione con Cassel, ci mancherebbe altro, insomma. Però ecco, la speranza di fare questo film c'è assolutamente, anzi la voglia c'è, veramente sarebbe una cosa meravigliosa, ma intendo proprio per la mia vita, cioè a volte mi è capitato di dire Faccia d'angelo è la cosa migliore che ho fatto nella mia vita, ma è così, cioè io credo che le persone non sappiano quanto è meraviglioso poter fare quello che vuoi fare. Ma veramente, e poi magari, cioè io ho cominciato a fare l'attore nel 2000, Faccia d'angelo l'ho fatto nel 2011, c'erano stati altri film anche belli, lì c'era anche L'uomo che verrà, L'uomo che verrà è uno dei film più belli che siano stati fatti negli ultimi 20 anni in Italia, ha vinto a livello internazionale qualsiasi premio potesse vincere, lì facevo un piccolo ruolo, facevo Pepe, quella è stata una bella occasione, ne ho avute altre di occasioni, insomma volevo solo dormirle addosso, tutti prima, diciamo, altri film, Fuga dal call center, eccetera, eccetera, però Faccia d'angelo facevo veramente quello che volevo fare, mi era stata data anche la libertà da regista di poter esprimermi nel ruolo, cioè veramente era un momento, non so come dire, idilliaco sotto tutti i punti di vista, il ruolo che avevo sempre sognato, la sceneggiatura che avevo sempre sognato, in più i ragazzi devono essere onesto, sono tutti simpatici, abbiamo avuto veramente 2 mesi eccezionali, stavamo sempre insieme anche con tutti gli altri componenti della banda, insomma, e eravamo una banda anche nella vita reale, nel senso stavamo sempre insieme, c'era una grande amicizia anche con Elio e quindi, cioè, era tutto che era perfetto, sì, tra i 2 mesi migliori della mia vita, posso dirlo assolutamente, lo direi sempre, perché è una cosa meravigliosa. E allora grazie anche a e un applauso meritato a Diego Pagotto. Adesso io cederei il microfono a voi per chiedere qualcosa a Giampaolo Manca. Prima di passare ai libri. Chi vuole fare la domanda? Si sente fare qualche domanda? C'è qualcuno? Uno che rompe il ghiaccio? Ecco, eccolo qua. Allora, buonasera. Io ho seguito molto attentamente l'intervista che era stata fatta da Saviano a Felice. E stasera ho visto il suo modo di porsi col pubblico, ho seguito anche gli atteggiamenti che aveva nell'intervista Maniero, il modo di muovere le mani, il modo di atteggiarsi, anche se il viso era coperto. E ho notato una sorta di arroganza nei suoi movimenti, nel modo di intervistare, come se avesse la sicurezza che non gli potesse, che non gli possa mai succedere nulla. Ora, io non sono nessuno, però se io ho fatto quello che ho fatto e ho fatto quelle dichiarazioni e ho fatto arrestare
tutti i miei compari, i miei complici, tutte quelle persone, io personalmente non dormirei tranquillo assolutamente, però ho notato questa arroganza nel suo modo e sembra quasi che ci possa essere una forma di protezione da parte di qualcuno nei suoi confronti. Vado al punto. Può essere che Felice Maniero possa ancora conservare dei segreti importanti o delle cose abbastanza scomode che possono ancora smuovere qualche fondamenta politica o qualche altro personaggio di fondo, perché il suo atteggiamento è molto diverso. È molto diverso e c'è una pace interiore anche nell'esporre le cose che vedo. Dall'altra parte vedo questa sorta di arroganza, anche il modo di spostarsi sulla sedia, di accavallare le gambe, di aprire le braccia quando, non so, magari posso dire una stupidaggine, però ho visto un atteggiamento arrogante, cioè non una persona pentita, ma sembrava addirittura che quello che ha fatto, questo tradimento, perché è un'infamia, diciamolo tranquillamente, è come se non avesse fatto niente, cioè che la sua vita proseguisse tranquillamente, sicuramente avrà dei capitali da qualche altra parte, potrà permettersi di fare quello che vuole, ma era molto sereno, molto pacifico. Mi chiedo se possa essere... Allora, che belle domande mi ha fatto. Ma sai, forse è un suo modo di, come per dire, non ho paura di nessuno. Pensare questo, però no, per quanto riguarda i segreti, allora, molto è stato detto i servizi segreti eccetera eccetera, non è vero niente, ti metto per iscritto questo, perché ha fatto nome di 500 persone più o meno, avrebbe fatto nome anche di loro, non ne fregava proprio nulla. Magari uno può pensare non l'ha fatto perché ha paura, perché sa che quelli magari un giorno gliela potrebbero far pagare. Io ti assicuro, io sono testimone, le ho vissute. I servizi segreti sono intervenuti solo una volta, anzi, loro hanno chiesto un favore a noi di far trovare delle armi, noi l'abbiamo fatto, tu ci dai una cosa, tu ci dai una cosa a me, io ti do una cosa a te. È finito. Politica mai stata. Perché forse ci sentivamo più forti dalla politica, nel senso che non avevamo bisogno di essere protetti. Parliamo delle corruzioni, quelle ci sono state, infedeli c'erano nelle forze dell'ordine, hanno anche confessato, quindi non dico nulla di nuovo. E sul fatto di Felice, che ma lui è così, lui... La sua scelta è questa. Sai cosa dice? Se mi vedo, io dico in veneziano, se mi vedo, se capisco chi sei qua vicini, mi rispetto, il copo tutti. E questo me l'ha detto una persona che gli è molto, ma molto vicina. E forse uno dei pochi che possono andare da lui, senza chiedere primi permessi, ecco, per capirci. Quindi ti faccio capire cosa, che come regola dovrebbe dire lui con la sua, col suo metro, diciamo i carabinieri, perché mi parla bene delle persone che eccetera eccetera, vi si è detto stesse esclusive parole, se mi vedo il colpo tutti quanti, quindi cosa significa? Che uno che ne frega niente, che uno va rimorsi del niente. Io ho sempre detto, quando Felice ritornerebbe indietro i soldi alla collettività, alle case famiglie, alle comunità dei tossicodipendenti, alle persone che hanno bisogno, allora io avrei la forza e il coraggio di andare lì, gli stringerei la mano, e non è facile, eh? Allora gli potrei credere. Ma a sti livelli qua, lui non si pentirà mai e poi mai di quello che ha fatto. Io mostro la faccia, io prendo anche tante parolacce nei social, ne dicono di tutti i colori, però il mio progetto è talmente importante
meraviglioso che anche se mi dicono, e chiedo scusa, ma tu sei un pezzo di merda, un criminale, non me ne frega niente, me la tengo, ma il mio scopo qual è oggi? Di far nascere questa cosa stupenda per aiutare chi ha bisogno, quindi mostro la faccia, lui la faccia non la mostra, è tutto un dire. Ecco, qualche altro che vuole, Paolo? Ecco, a proposito di parolacce, le ha prese anche chi ha organizzato questa serata, quindi anche noi ci abbiamo messo la faccia, perché come hai visto dai commenti sui social qualcuno anche a noi che abbiamo organizzato, però siamo ben lieti di aver organizzato una serata come questa, perché l'importante è il messaggio che deve transitare. Buonasera. Questa sera non è venuto fuori questo tema, ma in una precedente intervista, credo proprio in radio, era venuto fuori il tema che mentre lei era in prigione ha aiutato finanziariamente delle guardie carcerarie per, credo, curare dei figli o fuori farli studiare, adesso non ricordo bene questa cosa. E quando è venuto fuori in modo un po' troppo diplomatico, ma del resto le interviste sono fatte così, il fatto che, diciamo, delle guardie giurate, quindi delle figure pubbliche, ha sparato e degli altri invece le ha aiutato, si cercava di capire qual è stato lo scarto, e lei ha dato una risposta che non ho dormito due notti dopo da quella risposta là, perché ha detto ma io le guardie carcerarie le conosco, le avevo là tutti i giorni, è chiaro che le ho aiutati, gli altri volevano sparare a me, io non li conoscevo, gli ho sparato, no? Sto sintetizzando, ma il concetto mi sembrava, dopo mi correggerà se non ho capito male, ma il concetto è un po' questo. Questa cosa qua l'ho collegata alla scuola di Palo Alto, che è una scuola di comunicazione, che dice che se noi riuscissimo in modo ideale a comunicare con tutte le persone in modo efficiente, non ci sarebbero più le guerre, non saremmo più poveri, saremmo tutti felici e contenti, avremo un salto evolutivo, diciamo così. Allora, quello che io voglio cogliere da questa storia, che è brutta evidentemente, insomma, no? E per cercare qualcosa di costruttivo, non le sembra che la lezione che potremmo trarre tutti, no? Non lei per primo, ma tutti noi, è quello che forse, se avessimo il tempo di riflettere un po' di più e di conoscere le persone con cui interagiamo, a cui rubiamo, a cui poniamo violenza, anche quotidianamente suonando il clacson e mandando in mona uno che ti taglia strada, voglio dire, no? Perché dopo in scala tutti noi siamo colpevoli e alle volte vittime. Non le sembra che magari un processo di comunicazione, che probabilmente parte anche da questo libro, potrebbe migliorare molto la qualità della vita di tutti noi? Potrebbe essere un insegnamento da cogliere, no? Anche nella sua vita. Sì, ha detto bene. Io ritengo sempre che bisogna parlare con tutti, cercare di capirci però non è così. Adesso lei è qui rispettosamente, mi fa queste domande. L'altra presentazione è venuto un carabiniere, si vantava di avermi sparato. Io gli ho detto: ma scusi, resta qui con noi, parliamone, cerchiamo di capire perché, per come è stato un momento della mia vita, della sua vita. E invece qui solo e solo ingiurie. Dovevi stare in galera, non avevi il diritto di essere qui a parlare oggi. Il mondo è questo, il mondo è questo, cioè c'è chi va bene e chi non va bene. Io non voglio essere nella maniera più assoluta a dire io un insegnamento, io dico che il mio libro è un mezzo per far del bene, ma soprattutto per far capire ai ragazzi giovani, e questa è una cosa importantissima che dico, faccio una premessa, io vado anche nelle scuole a parlare. Io oggi mi credo di essere una risorsa per l'Italia. Voi dite, ma che cosa stai dicendo Giampaolo? Io credo di essere una risorsa, perché chi più di me può dirlo ai ragazzi? Io l'ho vissuta sulla mia pelle, e quindi, e poi mi ascoltano, ho questo dono, mi capiscono. Quando vengono a comprare il libro da me, questi ragazzi giovani, vengono lì per conoscere il Doge. Questo mi fa male, perché dico, guarda questi qua, l'idolo, ma quale idolo? L'ho detto mille volte, lo ripeterò sempre. Noi siamo stati gli idoli del male, non gli idoli. Però poi gli parlo, gli spiego, e questa idolatria del momento poi scompare.
perché gli faccio capire che i valori della vita non sono certamente quelli che abbiamo visto lì, la mafia del Brenta, eccetera, eccetera, i miliardi, eccetera, eccetera. E i valori sono altri, quindi io oggi sono questo, anche se mi dicono di tutti i colori, non me ne frega niente, però io spero, io dico sempre, anche se salvo due ragazzi dal carcere, il mio obiettivo è questo. E fino a che ora respiro, lo farò. Perché è giusto che io lo devo a tutti, ma lo devo ai ragazzi giovani. E gli voglio dare l'opportunità che io non ho avuto da ragazzo. Ecco, perché voglio aprire questa casa famiglia, perché poi avremo anche dei ragazzi molto giovani, staranno con noi circa 4 anni, faranno un percorso di scuola, eccetera, eccetera, così quando finiranno appunto questi 4 anni, sono stati seguiti. Io non ho avuto questa opportunità nella mia vita, perché sono stato costretto ad andare in strada per non essere massacrato di botte. Invece io oggi voglio che questi ragazzi devono essere seguiti e quindi non facciano quello che poi ho fatto io. Questo è importante. Forse non gli avrò risposto bene bene, però il sugo del discorso era questo. È sempre bello parlarci, è sempre bello. Ecco, un altro secondo, anche in carcere. In carcere io ero un idolo, ma io sono orgoglioso di quell'idolo del carcere, perché i ragazzi venivano da me a parlarmi: zio, dai, dai, insegnami a fare qualche rapina. Io gli dicevo: stronzo, scusate, che rapina, io non ti insegno proprio niente, io ti insegno che non devi farla. Ai miei tempi invece mi insegnavano a farle, cioè capisce che è tutto l'incontrario, ecco, nel senso che noi vecchi dobbiamo fare questo, dobbiamo farlo per ripulirci un po', perché se andiamo avanti ancora con questa vita di merda, scusate, facciamo solo del male. Un signore mi ha detto l'altro giorno: ma era meglio quando c'eravate voi, non ci sarebbe sto casino, gli extracomunitari, eccetera, eccetera. No, è brutto anche questo, perché era meglio che c'eravate voi, perché pulivate le zone. No, è sbagliato dire questo, perché, anzi dico di più, è stata una fortuna che siamo stati in galera tutti questi anni. Perché non abbiamo insegnato nulla a nessuno, perché potevamo insegnare alle nuove generazioni. Voi dite, abbiamo salvato almeno i nostri, poi quello che è arrivato, cioè, che facciamo? Li uccidiamo tutti? Io dico sempre che ci vorrebbe più umana pietà. Tanti di loro rubano perché hanno fame, sappiatelo sempre. Io parlo degli extracomunitari, io in questo momento poi verso nei loro riguardi, cioè, mamma mia, tanti mi criticano perché dico queste cose, però è giusto dirlo, anche noi siamo andati all'estero, voi dite sì ma non andavamo a rubare i nostri padri, cioè, certo, è vero, però quando c'è fame e ti dà il stomaco che ti fa male, un tocco del pane ti può mangiarlo, dobbiamo pensare anche a questo. Scappano dai loro paesi, c'è la guerra, eccetera, eccetera. Io starei giorni e giorni di parlare di questa cosa, perché la sento dentro di me, perché oggi danno tutto addosso a queste persone, dai, diciamolo francamente. Succede una roba, se stavo lì magari sta l'italiano. Vi ricordate Erika? Ah, sono stati gli albanesi. E invece c'era sta Erika e l'altra ragazza. Quindi dai. Qualche altra domanda? Qualcun altro? L'ultimo magari per chiudere? Ah, ok. Buonasera. Ciao. Niente, io volevo fare una semplice domanda. I momenti più duri del carcere. Qual è stato il momento peggiore per te? Scusa, raccogliamo anche quella così poi chiudi con le risposte, con le ultime due. Volevo fare una domanda un po' anche diciamo all'attore, quello che è il Doge. Quando è stato il film abbiamo parlato non solo di una banda, ma di una cultura che era la nostra degli anni 70, quello che era in Veneto. Il signor Manca prima ha precisato, togliendosi subito la parola usura,
e Compagnia Bella. Io ho visto, osservato anche l'attore sul film, quando una protezione verso il proprio paese, verso la propria gente, a differenza delle altre malavite. Volevo sapere, signor Manca, qual era il rapporto che avevate con la gente del posto, quella più povera, perché venivate fuori praticamente da una sorta di povertà, poi la richiesta sono arrivate gli anni 80, gli anni 90, però venivate fuori tutti da qui, il Veneto era, veniva fuori dalla fame. Qual era il rapporto che avevate voi come banda con la gente del posto, con la gente della povertà? Perché quando uno dice si stava bene quando c'eravate voi, era una sorta di protezione, vi amalgamavate bene, a differenza di quella che erano le altre mafie, tipo quella che era la mafia siciliana, la Camorra e Compagnia Bella. Quello volevo intendere, quello che era il rapporto con la gente del posto. Aspetta, l'ultima domanda la faccio io, visto che siamo qui anche a Santa Bona e non è stato toccato questo filone, forse, che sono quello dei sequestri di persona, perché mi sembra di aver letto che ci fu anche un tentativo di rapimento anche di Benetton, che poi fallì. E dico questo perché ovviamente io sono la voce di Santa Bona, ma Benetton è nato qui a 300 metri di distanza, quindi se magari può farci anche questo passaggio su quello che sono stati i sequestri e la gestione dei sequestri di persona. Ti devo rispondere? Sai che non ti rispondo, vero? Non le posso rispondere, ma non perché sono irriducibile, perché non è il caso. Tanto anche se lo dico, certo ci sono stati, ci sono delle sentenze e quindi parlano le sentenze, non Giampaolo, mi scusi, ma rispondo a quel signore che oltretutto mi sembra di conoscere, certo che ti conosco. No, era una sorta di non era il fatto della protezione delle persone, no, perché credo che sia doveroso, se una persona ha bisogno lo aiuti, ti capisci, ma non lo facevi perché lui poi magari ti teneva la pistola eccetera eccetera, diciamo, no? Credo che era giusto far così, che dopo magari questo ti faceva un piacere, magari te lo faceva perché memore del fatto che l'avevi aiutato, però non parti mai dal presupposto di dire gli faccio quel favore così dopo lui dopo. Certo, però ci sono anche stati quelli che ci hanno marciato, nel senso che se ti hanno aiutato, e c'era magari quello che ti dai nemmo da queo, visto che io da 5 milioni e altre settimana, cioè hai capito il concetto. Quindi protezione della gente c'era e non c'era, caro amico mio, e sono molto contento di vederti. Sì. Il momento più duro, devo fare il buffone. Io ero carcerizzato, nel senso che arrivi un momento che la vivi normalmente. Perché? Perché o ti uccidi, o fai il pentito, o evadi. Uccidermi ho pensato qualche volta di farlo, pentirmi, collaborare, scusa, no. E quindi vivi il momento, certo è stata dura, è normale, ho fatto 12 anni in isolamento, quindi. Però poi ti abitui, poi anche è una sorta di vuoi vivere, e quindi quello è, cosa fai? Ti ho detto ci sono tre strade e io ho fatto la mia strada, e poi è arrivato il momento, quando mi hanno aperto quella porta mi sembrava di sognare, non ci credevo, io camminavo sopra una nuvola, fluttuavo, si dice così, perché ho fatto la quinta elementare, è stato stupendo, forse quasi come è nato, quando è nato mio figlio, per farti capire quanto ero nota, contento, io quella parola non la dico più da anni, però è stata una cosa stupenda, mi hanno aperto quella porta e poi dico ecco sono qua, e Gianni, perché adesso io mi chiamo Gianni,
devi fare del bene, devi aiutare gli altri, perché poi un giorno dobbiamo fare i conti. Qui sono qui da voi stasera, spero che qualcosa di interessante avete ascoltato. È quasi un anno che vado in giro a parlare, eccetera, eccetera. Ogni volta che vengo da persone che non conosco mi emoziono molto. L'altra volta lui mi ha intervistato, mi ha fatto piangere, sto disgraziato. Questa volta sono stato più forte, però ero lì per lì. Che dirvi ancora? Grazie a tutti che mi avete ascoltato, che ci avete ascoltato. Vorrei dire l'ultima cosa del film. Giustamente lui dice... speriamo, no, il film si farà al 100%, grandi attori a livello mondiale, ci sarà mio figlio, che non vedo, eccolo lì, lavorerà anche lui nel film, c'è la mia meravigliosa compagna, che mi sopporta da troppo tempo, e gliene faccio di tutti i colori. E gli chiedo perdono qui ufficialmente. Questa è una storia meravigliosa, anche se c'è stato il male. E il film sarà anche un mezzo per portare a termine il nostro progetto della casa. E che dire ancora? Con l'aiuto di Dio, dai, si può far tutto. Anche l'impossibile. Io tante volte mi dico, ma... può essere che sei diventato questo? Sì, può essere. Non è che non ci credo, eh. Anzi, molta gente non mi crede. Però, quando c'è Dio vicino, l'impossibile diventa possibile. E mi affido a Lui. Ecco qua, tutto qua. Grazie. Concludi te. Beh, allora io ringrazio tutti voi di essere venuti qua, ringrazio i nostri ospiti. Ovviamente qui adesso abbiamo i libri che Giampaolo sarà onorato di firmare, anche qualche dedica. E vi invito ai nostri prossimi appuntamenti, quello di domenica mattina 24 marzo qui alle Suore Canossiane qui vicino, e poi il 29 marzo al centro civico qui di Santa Bona. Grazie a tutti e buon rientro, speriamo di avervi dato un messaggio di speranza, perché non si smette mai di migliorare nella propria vita nonostante i percorsi e gli errori che si commettono. Grazie a tutti.